Quando si parla di costruzioni meccaniche nel settore navale, gli addetti ai lavori pensano alle officine Miotto. Ne parliamo con la titolare Chiara Pagan in 5 minuti. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Io sono appunto Chiara Pagan e lavoro presso questa azienda che è l'Officine Miotto, che è un'azienda meccanica qua a Malcontenta e che si occupa di costruzioni meccaniche legate al navale ma anche ad ambito industriale, come ben sai. E noi facciamo parte di un gruppo che è il Pagan Group, e dove la Miotto è entrata a farne parte nel 2009 per completare un progetto importante e ambizioso di mio padre, che invece in quest'ambito ormai lavora da una vita intera e che, acquisendo anche la Miotto, ha dato quindi completezza alle altre aziende per dare un servizio più completo. La Miotto infatti si occupa di costruzioni meccaniche, sia a livello navale che industriale, di piedipompieri, eliche e turbine, quindi va a fare delle costruzioni di precisione, che vanno a completare poi, delle parti meccaniche di altre strutture, sia navali che industriali. Il gruppo Pagan è un gruppo storico. Prima tu accennavi a Malcontenta, siamo comunque a Marghera, quindi vicino a Venezia. Il gruppo Pagan è un gruppo storico della zona, presente sul mercato da quasi 100 anni, oltre 100 anni. Quanti sono ormai? No, ormai sono più di 100 anni, abbiamo festeggiato i 100 anni nel 2018 e infatti è stato un traguardo veramente importante sia per i periodi che stiamo passando e anche per i risultati che sono stati ottenuti. L'azienda è stata fondata dal mio bisnonno che inizialmente era a Venezia, aveva proprio la sede a Venezia, alla Giudecca, e dopo si sono trasferiti a Marghera e adesso siamo a Malcontenta e quindi l'azienda nel corso degli anni è cresciuta. Io e mio fratello, perché c'è anche Carlo Pagan, siamo la quarta generazione e speriamo di portare avanti questo impegno oneroso e anche molto molto grande, perché non è facile, soprattutto con i tempi che stanno correndo, però la nostra è un'azienda che è riconosciuta veramente a livello territoriale, sia regionale anche nazionale, perché hanno fatto delle opere un po' in tutta Italia e anche all'estero. E quindi i riconoscimenti e le soddisfazioni continuiamo ad averle, speriamo di andare avanti così, insomma. So che avete anche dei grossi nomi fra i vostri clienti, non so se ci possono citare, spero di sì. Sì, certo, i nostri clienti sono le aziende e gli stabilimenti che sono presenti a Marghera, quindi la Montedison, nonché la Fincantieri, dopo abbiamo anche la Costa Crociere, dopo noi siamo l'azienda che fornisce l'assistenza per il Sentiero Luminoso, che è il famoso sentiero sull'acqua che collega Venezia alle bocche di porto, l'ingresso delle navi commerciali, e dopo abbiamo anche tutti gli appalti legati agli elettricisti che vanno all'interno appunto degli stabilimenti e che ci hanno dato modo in questo periodo di riuscire a continuare a mantenere aperta l'attività, perché il nostro è un servizio necessario e per cui anche durante il lockdown le nostre aziende sono rimaste aperte. Com'è lavorare in questo settore che è un ambiente prettamente maschile? Intanto, di cosa ti occupi tu in azienda? Allora, io mi occupo della parte amministrativa presso la Miotto, perché la sede che è qui a Malcontenta è una sede dove all'interno della quale ci sono due aziende, c'è cioè l'elettrotecnica Pagan e la Miotto. Io mi occupo della Miotto, quindi sono appunto nell'ufficio amministrativo e quindi faccio la contabilità, nonché la gestione del personale e quindi non è facile perché il personale è prettamente maschile. Tutte bravissime persone, anzi, noi ci teniamo molto al personale perché
perché è qualificato, sono degli artigiani, però te l'assicuro che non è facile, perché logicamente si confrontano con una donna e oltretutto titolare, e quindi non, l'abbinata non è semplice, bisogna sempre trovare un equilibrio nelle cose. Riuscire a mediare fra le due cose. Chiara, se qualcuno volesse contattarvi, avesse bisogno di un preventivo o dei vostri servizi, quali recapiti ci lasci? Beh, allora, sicuramente il sito internet, che è www.officinemiotto.com, e dopo abbiamo delle mail dedicate, e quindi la mail dedicata ai preventivi è vendite@officinemiotto.com, dalla quale dopo vengono date le risposte e la gestione del tutto, insomma. Chiara, io ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie a te, mi ha fatto veramente piacere, a presto e buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao.